Giochi Stecconi, una nuova promozione, ormai questo Copra Morco ci sta prendendo gusto. Sicuramente di grossa soddisfazione. Siamo partiti con la speranza di arrivare fino alla fine, poi durante la stagione abbiamo avuto qualche imprevisto, qualche intoppo. A un certo punto quasi non ci credevamo più, siamo stati molto bravi alla fine a vincere un playoff a 16, e non è una cosa semplice. Vincere una sola promozione su due gironi con un playoff a 16, siamo stati bravi a vincere, è veramente stata un'impresa. Ecco, il momento più difficile qual è stato? Ma sicuramente quest'inverno, con l'infortunio di Luca Gamba, ci aveva messo un po' in difficoltà. In più la partenza dei due ragazzi che avevano bisogno di avere più minuti a disposizione ci ha un po' squilibrato quelli che erano i nostri intendimenti per la squadra. Siamo stati fortunati, siamo stati bravi comunque a prendere nel mercato di riparazione Marco Sanbugaro, che con la sua esperienza, la sua capacità tecnica e il suo carisma è riuscito a rimettere a posto la squadra. E quando è invece che avete detto ce l'abbiamo fatta? Beh, gli ultimi 10 secondi a Senigallia, sicuramente. No, sapevamo che Faenza potenzialmente era una squadra molto buona, probabilmente potenzialmente meglio di Senigallia. Quindi dopo gara 3 con Faenza, avendo vinto, abbiamo detto ma se noi incontriamo Senigallia possiamo farcela. L'incognita era di andare a fare la terza partita in campo neutro e non a Piacenza. Siamo stati bravissimi a espugnare Senigallia nel modo in cui l'abbiamo espugnata, cioè dominando. Il futuro del Copra Morfo quale sarà? Il futuro del Copra Morfo è affrontare un'esperienza stimolante per tutti. Sicuramente difficile, ci stiamo entrando in punta di piedi, cercheremo di fare ancora bene. I nostri sponsor ci hanno assicurato comunque il sostegno anche per il prossimo anno. Cercheremo di allestire una squadra competitiva, anche perché il prossimo anno saranno 8 retrocessioni su 16 squadre. L'intento è quello di fare bene, che il prossimo anno cercare comunque di ben figurare nelle prime posizioni.